Caro Enrico J, ci sei mai stato nell'Artico? No, però sono stato a Frosinone. Che vabbè, insomma, anche lì qualche giornata fredda ci Sì, deve esatto, essere c'è inevitabilmente. anche Frosinone del freddo, anche sulla Sila. Sull'Artico avevo prenotato con Alitalia e purtroppo me l'hanno annullato, altrimenti ci sarei andato sicuramente. Beh, mi fa sorridere che insomma l'abbiano annullato perché forse si sono resi conto che non ci arrivano, per cui inizialmente ti hanno detto sì, prego, signor J, le prepariamo l'aereo, poi hanno detto no, ma forse noi non ci possiamo arrivare e quindi hanno per fortuna annullato il volo, spero ti abbiano rimborsato. Passiamo oltre. Passiamo oltre, va bene, poi insomma, poi l'Italia è un All'Italia che altro... rimborsa, voglio dire. È un altro tema attuale, sembrava dovesse chiamarsi Ita, invece no, adesso si torna a chiamare Alitalia. Vabbè, andiamo oltre, prendo l'assist di Enrico che saluto per essere qui con noi con Scatta col Trend, vedo che è già arrivata qualche domanda, ti chiedo prima di darci una view della seduta, a questo punto anche della settimana, dicevo siamo al giro di boa del mese di ottobre che dà il via all'ultimo trimestre dell'anno solitamente sorridente ai mercati, specie in un periodo in cui magari in un anno in cui i mercati hanno avuto modo di guadagnare terreno in abbondanza, a giudicare da questa settimana effettivamente le cose proseguono per il verso giusto, quantomeno prosegue il risk on e il periodo long dei mercati. Io sto facendo vedere il settimanale sul MIB che ci vede al di sopra dei top degli ultimi 2 mesi. Insomma, bisogna tornare a metà agosto per trovare un valore come quello raggiunto questa settimana a 26.479, Enrico. Beh sì, effettivamente, anche se non credo che in generale DAX e Wall Street possano nel brevissimo rompere i massimi assoluti, credo sia differente invece la situazione per CAC 40, IBEX e il nostro FTSE MIB, che sono lontani dai massimi assoluti. Ormai si sta un po' diciamo dividendo la storia annosa del fatto che se Wall Street andava male noi andavamo male, e se Wall Street fosse andata bene noi avremmo beneficiato di questo. Abbiamo visto negli ultimi 2 anni come invece in alcune occasioni il nostro indice, che ha sottoperformato rispetto appunto ai monster degli indici mondiali, in alcuni casi riesca a salire quando Wall Street è debole o viceversa. Questo sostanzialmente secondo me accade per un motivo molto preciso. Essendo il nostro indice colmo di titoli bancari, finanziari e assicurativi, un aumento dei tassi che è lento, ma ovviamente essendo i tassi Europa sotto zero, inevitabile, farà bene al nostro indice, nel senso che tassi in aumento sono maggior introiti di interessi, per le banche che erogano mutui e prestiti e quindi incassano tassi più alti. Sono buone notizie per le compagnie assicurative che offrono polizze che fino ad oggi non hanno avuto alcuna beneficio perché li sottoscriveva con tassi di ritorno irrisori, e quindi il nostro indice credo che potrà decorrelarsi dal DAX, potrà decorrelarsi addirittura da Wall Street, potrà essere un indice che nell'anno prossimo soprattutto farà forse meglio di tutti. E beh, insomma, poi a conferma di quello che dici è esattamente quello che sta accadendo poi anche con la correlazione tra i mercati che scendono e l'oro che sale, o il dollaro che sale e i mercati che scendono, insomma, si è un po' tutto ridisegnato, si sta tutto ridisegnando ancora oggi. A proposito di oro, insomma, ieri abbiamo visto che aveva raggiunto i 1800 dollari l'oncia, forse era l'ultimo step per arrivare poi ai 1830. Oggi che fa? Invece no, scende nuovamente meno 0,4% e di nuovo in area 1790 dollari, 1780-90 dollari l'oncia, e a questo punto sta litigando con la media mobile a 200 periodi, che fa da nuova resistenza. Allora, prima di andare a fare un po' a rispondere ai vari Claudio, Alberto e gli altri amici che ci scrivono, abbiamo un focus su un titolo particolare che ci hai in qualche modo preparato come regalo di metà ottobre, insomma, regalo autunnale. Regalo autunnale, sperando che sia un regalo che possa essere utile soprattutto. Stavo guardando negli ultimi giorni il titolo Credit Suisse con il ticker CSGN, Como Savona Genova Napoli, Eccoci quotato in qua. Svizzera.
Ed è secondo me una situazione estremamente interessante. Ti chiedo la cortesia, Giacomo, ormai sei un analista top, lo posso dire tranquillamente. Dimmi. Di posizionarci se possibile sul time frame weekly. Eccolo, siamo sullo SMI di Zurigo, giusto? Perfetto, confermo. Come si può notare, nelle ultime sessioni si è formata un'area di trading range chiarissima, un rettangolo dove il prezzo sta semplicemente aspettando di rompere al rialzo la resistenza, che peraltro è fissata sul livello precisissimo dei 10 franchi svizzeri. Quindi una rottura al rialzo dei 10 secondo me potrebbe dare una ottima spinta rialzista, per l'appunto, anche di medio periodo, proprio perché siamo sul time frame weekly. E se vediamo, tornando indietro nel tempo, quanto il titolo sia sceso, secondo me c'è veramente molto molto spazio per apprezzarsi. E quindi ecco, mi sono permesso così al volo di segnalarti Credit Suisse e di segnalarlo anche a chi ci segue, perché una rottura rialzista appunto dei 10 secondo me sarebbe un interessantissimo segnale long. Eh sì, qui non c'è neanche bisogno di tracciare insomma ulteriori linee, perché la media mobile a 200 ci fa vedere, fa da resistenza dinamica, mentre invece insomma i minimi decrescenti sono piuttosto evidenti. Ma come abbiamo detto, il focus in questo caso è in questa compressione che Enrico ci ha mostrato, con i 10 tondi tondi che fanno da resistenza. Beh sì, anche perché arrivare poi alla successiva resistenza di febbraio di quest'anno in area 13,50, beh, comunque vuol dire un più 30%. Eh sì, 13,50, qui in più occasioni ha respinto il mercato verso il basso, lo ha fatto a marzo e poi lo ha fatto un anno fa, tra dicembre e febbraio 2020, è stata un'altra soglia piuttosto importante, quasi diciamo con insomma l'efficacia che sta avendo appunto tra aprile e oggi i 10 euro, 10 franchi scusate in questo caso ad azione. Allora, abbiamo un po' di amici che ci scrivono, un saluto a Claudio che ti chiede, caro Enrico, un'analisi su AF, su cui andiamo anche noi. Ancona Empoli Firenze è il ticker, questo è sempre il grafico weekly che ci mostra già un'indicazione, una sorta di engulfing se non sbaglio, oggi guadagna lo 0,96%. Beh, AF aveva un livello chiarissimo secondo me, sia supportivo in area 1,85 e poi anche di resistenza ai 2 euro sostanzialmente fatti con i massimi di agosto. Poi viene rotto al rialzo con la candela settimanale di settembre, poi viene ripulbaccato come supporto area 1,90 e adesso sta ripartendo. Se questa settimana, come ormai è probabile perché insomma ci siamo, è venerdì, chiuderà sopra i 2, secondo me questo è un titolo da prendere subito, tra virgolette, ossia si va a posizionare uno stop loss sotto 1,89, quindi sotto i minimi di questa settimana, e la rottura rialzista dei 2 credo che potrà dare una buona spinta nel medio periodo per andare a prendere anche area 3 euro, che sono i massimi del 2019, perché prima secondo me non abbiamo resistenze serie. Quindi complimenti a Claudio, secondo me è un bel titolo in ottica long da subito in pratica. È un bel pavimento quello del doppio minimo che era andato a generare tra marzo 2020 e novembre 2020 in area 0,6, facciamo cifra tonda. Caspita. Così non se ne parla più, come diceva la mamma quando facevamo i capricci da piccoli. Alberto, un saluto anche a lui, ci chiede un target su Ferrari e su Moncler. Ferrari è d'attualità oggi perché ci sono le immatricolazioni auto, ma soprattutto perché è uno dei titoli che oggi guadagna di più, ma in generale vedo che ha avuto una settimana piuttosto interessante. Sta mettendo sotto pressione un bel soffitto Moncler, perché insomma questa settimana si è parlato di lusso grazie agli ottimi risultati di Louis Vuitton. Ferrari, Enrico. Allora, Ferrari ha nel mirino i 194, i massimi storici, e insomma non ha motivo per non arrivarci. Qui il discorso è che dovremmo sapere se chi ci ascolta vuole acquistare o se ha già il titolo. Se vuole acquistare, chiaramente essendo prossimo una resistenza, non andrei adesso a comprare, altrimenti proverei a comprare solamente sulla forza, quindi con una chiusura sopra i 194 proverei a comprare. Se l'avessi già in portafoglio chiaramente terrei, e il momento in cui si arriva ai 194 andrei a posizionare uno stop in profitto appena sotto ai 190.
Questo è Ferrari, questo è un grafico weekly, come detto. Vediamo anche Moncler, così insomma esauriamo la curiosità di Alberto. Dicevamo che Moncler ha avuto modo di guadagnare un po' di terreno grazie ai buoni risultati di Louis Vuitton, che ha fatto da traino, a tutto il settore. Qui vedo che avevo anche un po' pasticciato il grafico, lo ripulisco. È una candela arrogante, come mi piace, definirla, su base settimanale, perché, si va ad appoggiare sui massimi della settimana scorsa e li usa come supporto. C'è un candelone da recuperare, vedo, per Moncler. Sì, e soprattutto la metà di quel candelone rosso è di suo fisiologicamente un livello di resistenza che al momento è stato rotto, quindi Sì. Moncler secondo me va a fare i 62,50, va a fare i massimi di periodo. Stesso discorso di Ferrari, se l'ascoltatore non ce l'ha, non comprerei adesso a 59 quando ho una resistenza a 62. Se invece già l'ha in portafoglio, attenderei il test di area 62 per andare a posizionare uno stop loss subito sotto i 60, che essendo cifra tonda diventa una soglia psicologica importante. Scusate, tra poco rispondiamo a Gennaro. Prima però diamo l'aggiornamento che avevamo anticipato poco fa. L'inflazione in Italia, eccola qui, siamo a 2,5%. Questa volta è un dato sì. Diverso dalle attese, ma al ribasso. L'attesa era più 2,6%, invece il dato è 2,5%. Beh, è poca roba in realtà, abbiamo comunque raggiunto un livello superiore a tutte le relazioni precedenti inerenti al 2020, ma insomma ci si aspettava anche qualcosa di più. Vediamo anche il grafico degli ultimi 5 anni che ci mostra che siamo appunto a un livello record. Bisogna tornare indietro al 2012-2013, quando l'inflazione aveva superato il 3%. Su base mensile, la contrazione dello 0,2% è una contrazione superiore all'attese, meno 0,1%, e si arrivava da un più 0,4% del dato di agosto. Stiamo parlando ovviamente del mese di settembre. Dunque, questa è l'inflazione in Italia. Tra poco arriverà il bilancio commerciale in Eurozona e poi i dati che riguardano gli Stati Uniti nel pomeriggio, in primis vendite al dettaglio e vendite al dettaglio beni essenziali. Allora, torniamo a bomba, torniamo con le domande che arrivano da casa. C'è Gennaro che appunto ci scrive: pensavo di approfittare del prezzo di Leonardo per entrare. Che cosa consigliate? Ieri Leonardo ha fatto una È un po' precipitato, diciamo così, complice anche qualche guaio che riguarda insomma il Boeing, di cui più o meno insomma la compagnia si occupa, insomma fa parte nel business di Leonardo c'è anche il Boeing. Sì, sembrava che alcune parti fatte in titanio, insomma, avessero dei problemi, eccetera, eccetera. Questa mattina Leonardo ha letto che si dichiara addirittura parte lesa, e essendo italiani la cosa non mi stupisce, ci mancherebbe. È chiaro che la candela di ieri, dopo una candela come quella, o vai a fare lo scalping, quindi dici oggi rimbalza, quindi alle 9 compri, e alle 9:20 vendi, ed è un discorso. Altrimenti, non, secondo me, non c'è stata una discesa normale in una fase di mercato calante, e quindi poi con un riavvio dei mercati anche Leonardo riparte, e quindi dice ok, è un prezzo basso. Leonardo è scesa per una notizia che potrebbe ancora avere ripercussioni negative. Quindi, se nel fine settimana esce una notizia negativa, Leonardo perde un altro 7. Se nel fine settimana esce la notizia positiva per cui no, abbiamo controllato, abbiamo visto, eccetera, 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 e quindi Leonardo Sì. sembrerebbe tirarsi fuori, apre a più 5. Però questo non è più trading, è rosso e nero alla roulette. Quindi, personalmente, io non la toccherei adesso, Leonardo, ecco, molto sostanzialmente. È crollato del 7% ieri per queste componenti difettose del Boeing 787 e insomma la candela che vedete gigante rossa sembra un pezzo, non so Enrico se te lo ricordi, ma sembra il pezzo che ci salvava dalla fine del gioco di Tetris. Non so Sì, se ci hai mai giocato, però. purtroppo c'è una netta differenza di età fra me e te, e quindi so esattamente cos'è il Tetris, ma non ci giocavo molto.
Beh, però insomma è uno dei primissimi, peraltro gioco russo, quindi di cui sicuramente Putin farà vanto, però insomma per chi se lo ricorda quando ci incastravamo con i pezzi e speravamo arrivasse appunto quel pezzo lungo e rosso, eccolo qui, esattamente la candela di ieri di Leonardo. Oggi per quanto riguarda Leonardo c'è il rimbalzo dell'1,32% a 6,75. Allora andiamo avanti, mi fa sorridere il messaggio di Mario, perché dice: ma come inflazione su base mensile negativa? Chiude con un ma, evidentemente, insomma, dal suo punto di vista i prezzi sono saliti anche per quanto riguarda il mese di settembre, insomma, non lo vedo molto convinto di questa rilevazione, che però, insomma, non possiamo, noi riportiamo quello che viene pubblicato, e questo è il meno 0,2%, che come vedete è contrazione, la prima da dicembre 2020. 20, però insomma mi fa sorridere il messaggio di Mario. Dai, ma Brando, Mario ha ragione, ti chiedo 10 secondi, vai anche perché 15. ovviamente l'Istat ha rivisto alcuni anni fa il paniere, fino a 3 o 4 anni fa comprendeva ancora il cappello borsalino, insomma era arretrato agli anni 60, era ridicolo, quindi è stato aggiornato. E ci sono chiaramente smartphone e altre cose che effettivamente utilizziamo tutti. È chiaro che in un momento in cui c'è difficoltà, perché dopo un anno di pandemia c'è difficoltà, è inutile negarlo, io posso anche rinunciare a cambiare il cellulare nuovo e rinunciare alle vacanze, ma non posso rinunciare alla benzina per andare al lavoro o alle bollette. E quindi giustamente l'ascoltatore dice: a me sembra impossibile che sia negativa. È negativa perché comprende tutto il paniere. Per noi cittadini normali è positiva perché ci pesa, perché ad alcuni beni non possiamo rinunciare, e quei beni ai quali non possiamo rinunciare sono quelli che sono aumentati di più, quindi bollette e carburante. Per cui l'ascoltatore, quando si dice temperatura percepita, quello che percepiamo è qualcosa che è aumentato, quindi ha ragione l'ascoltatore. Tant'è che l'inflazione core, che elimina quelli, insomma, i dati più soggetti alla volatilità, insomma, su base mensile, quindi settembre, più 2,9%, scusate, più 1,3%, il 2,9 annuale, più 1,3%, e credo che sia proprio a conferma di quello che diceva Enrico. Eccolo qui. Allora, abbiamo Brandu che ci chiede, ci dice: sono long su Canadian Solar da 34 circa. Come vedi il titolo? Andiamo a vedere Canadian Solar, anzi no, eccoci qua, per un attimo è sparito tutto. Canadian Solar è un titolo che segui, Enrico? No, so solamente che esiste, dico la verità, ma per la verità non lo seguo, quindi andrei a dire delle corbellerie. Allora, beh, l'ascoltatore è entrato in maniera ottimale dopo il doppio minimo fatto a 31 dollari e 50 circa ad agosto e a settembre. Quindi tendenzialmente la situazione grafica suggerisce di tenere la posizione, perché sembra che ci sia un trend ribassista che sia stato invertito dopo appunto l'area di bottom di periodo ai 31,50, 31,60. La candela di ieri è una candela negativa perché è un engulfing rispetto alla precedente, e quindi ci sta anche un pullback fino ad area 35. Però suggerirei, se posso, all'ascoltatore di provare a tenere, perché il doppio minimo ai 31,60 è un doppio minimo che si è fatto sentire in maniera positiva, quindi terrei ancora. Andiamo avanti con Roberto, che salutiamo, ci chiede una view su Mediobanca e bancari in generale da qui a fine anno, e poi insomma ringraziamenti e complimenti per Mr. J. Andiamo su Mediobanca, peraltro insomma notizia di oggi è che Banco BPM in realtà vola, sente profumo di 850 milioni di utile da M&A, gruppo milanese che ha annunciato il nuovo piano industriale il 5 novembre, mentre pare che il bonus DTA sia allungato di 6 mesi per permettere l'avvio delle grandi fusioni in Italia. Secondo Equita, dall'esercizio delle call su Covéa e Cattolica, il banco potrebbe alzare l'EPS del 10%. Dunque, dopo aver parlato di Banco BPM, andiamo su Mediobanca e sui bancari, Enrico. Allora, i bancari in generale, come detto all'inizio, per il nuovo anno, secondo me saranno i titoli da preferire.
quindi a fronte di un eventuale storno saranno le migliori occasioni di acquisto. Al momento sono, tra virgolette, tutti troppo alti, secondo me. Io vedevo questa mattina Intesa che ha una forte resistenza ai 2,65 e così anche UniCredit ha resistenze a brevi. La stessa Mediobanca balla intorno ai 10, insomma è andata a prendere i 10,60 e poi ha gli 11 che sono una resistenza fortissima ai massimi, scusate, del 2019, quindi è prima della pandemia. Quindi abbiamo resistenza a 10,60 e a 11. Adesso siamo intorno ai 10, quindi proverei ad attendere un ritraccio in area 9,50, che è un'area supportiva testata a maggio e a luglio, per cercare l'ingresso. Peraltro a 9,40 transita anche la media mobile a 200 periodi. E quindi secondo me, se Mediobanca dovesse tornare in area 9,50, sarebbe un acquisto interessante di medio periodo. Al momento, ripeto, avendo una prima resistenza di 10,60, non entrerei adesso. Eh sì, c'è una sorta di congestione lì in area 950, c'è Sì. la media mobile a 200, c'è il supporto dinamico che dura più o meno da quando? Dai minimi del causa Covid e Dalla il notte dei supporto, tempi, dai esatto, minimi casa Covid, da hai quando perfettamente c'erano ragione. i tre re magi e il supporto statico che dicevi, insomma, 9,60. Quindi, insomma, in quella zona di congestione effettivamente da lì potrebbe scattare qualcosa. Sì. Allora, dunque, risposto a Roberto. Allora, un'altra domanda che riguarda invece Heineken, preso a 89. Un'analisi anche di Heineken, per noi è un po' presto per un Heineken, però insomma ci Mai possiamo dire anche. mai, mai dire mai. Io e te possiamo fare di tutto in termini culinari e alcolici. Siamo, Sono possiamo, d'accordo. possiamo stabilire dei record. Allora, Heineken è entrato in una fase di congestione da inizio settembre, balla tra virgolette, visto che parliamo di birra, possiamo dire che balla Ci sta. tra gli 88 e i 93. Peraltro a 92,70 passa la media mobile a 200. Indi rottura dei 92,70, secondo me è un bel segnale long per andare a prendere di nuovo area 100. È interessante la candela di ieri l'altro, che ha dato proprio una spinta importante, quindi credo che sicuramente l'ascoltatore può ottenere il titolo, e addirittura sopra i 92,70 credo sia legittimo anche andare a incrementare. Siamo comunque poi su un titolo sostanzialmente difensivo. Tutto quello che è il comparto, vedi Pernod Ricard, vedi Campari, eccetera, eccetera, un comparto che in periodi, tra virgolette, di incertezza, dopo dei massimi fatti, può difendersi bene. Quindi sopra 92,70 si può incrementare. Bene così, prossima domanda riguarda WeBuild e dunque torniamo a Piazza Affari, ovviamente Heineken quotato alla borsa di Amsterdam, mentre WeBuild abbiamo, questo è un grafico daily, sì, siamo a meno 0,28%, vedo che c'è una resistenza, un supporto a 2,12, 2,10 circa e una rottura del canale rialzista che insomma durava dalla famosa notte dei tempi di cui poco fa. Sì, se riusciamo a mettere un istante sul weekly, però vediamo come secondo me nel medio-lungo periodo WeBuild, ex Salini Impregilo, Sì. sia impostata al rialzo sul settimanale. Addirittura se torniamo indietro fino al 2015, non so se ci riesci, o comunque se puoi tornare indietro il più possibile, Ah, qui no, mi si ferma a 2020, evidentemente. mettilo sul mensile, vediamo se ci riusciamo. Vediamo un Comunque po'. il titolo viaggiava in area 5 euro, ha avuto una profonda discesa e adesso è partito al rialzo. Ha rotto il livello dei 2 euro, che era una resistenza molto molto importante. Secondo me adesso sta semplicemente consolidando. Sì, sul E grafico senza... mensile effettivamente Sì. la fotografia che ci dai è proprio questa, insomma, sta consolidando. Ti segnalo senza farti impazzire, ricambiare di nuovo time frame, che sul daily la media mobile passa, la 200 passa a 1,95, quindi Sì. area 2 è tutto un livello supportivo, che era chiaramente ovviamente una resistenza, che ha rotto con fatica e sulla quale adesso sta consolidando. Quindi la view secondo me è long, per cui se si vuole provare sul titolo in ottica di portafoglio,
anche immediatamente. Teniamo presente che chiaramente è un titolo che vince una marea di commesse all'estero in Italia, e soprattutto adesso con Recovery Fund credo che avrà molti molti lavori da fare, e quindi mi piace moltissimo come titolo da mettere in portafoglio per il medio periodo. Eh sì, consideriamo, esatto, non dimentichiamo l'attualità da questo punto di vista. Prima di salutarci, Enrico, l'amico che ci chiedeva di Mediobanca ti dice la sua, ovviamente insomma ringraziandoti, certo, del responso, dice: la mia opinione sensoriale, che è un'espressione che mi sa che mi rivenderò da qualche altra parte, dice che secondo lui Mediobanca è più facile che arrivi a 11 piuttosto che scenda a 9,50. Prova a riposizionarlo su Mediobanca, eccolo qui, dice insomma è più facile che arrivi a 11 che a 9,50. Commenti? Diciamo, il trend rialzista lo penso pure io. Chiaramente se mi si chiede un'analisi, io devo dire, se dovessi entrare adesso dovrei posizionare uno stop loss sotto i 9,50, che è il supporto, quindi sarebbe uno stop loss largo rispetto al possibile target, quindi non avrei un rapporto risk reward, rischio guadagno a me favorevole. Quindi io devo, per onestà, dire non so se arriva a 9,50. Se arriva a 9,50 proverei l'ingresso. Adesso non lo proverei perché è troppo il rischio assunto rispetto al guadagno sperato. Qui ci sono gli 11 indicati da Roberto, ma di cui aveva parlato anche Enrico, sì. Qua invece c'è il supporto a 9,50, 9,60, di cui appunto accennavamo poco fa. E allora, scaricate Scatta col Trend come applicazione e insomma seguite l'operatività di Enrico, seguitelo anche sui social. Io ti ringrazio come sempre, buon fine settimana e ci sentiamo presto. Giacomo, un grandissimo grazie a te, un abbraccio, complimenti per le tue analisi che seguo nella tua rubrica, e un saluto alla redazione e agli ascoltatori. Buon trading a tutti.